Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e finalmente riesco a riproporvi Fable. Vi chiedo veramente scusa, ma ho avuto dei problemi tecnici che vabbè non sto qua a rispiegarvi. Comunque ricominciamo praticamente da dove ci eravamo lasciati col primo gameplay. Adesso praticamente dobbiamo raggiungere il maestro, che dovrebbe essere quel puntino. Aspettate che mi sono perduto. E eccoci qua ragazzi. E niente, appunto, allora l'orientamento del personaggio lo farò sempre abbastanza neutrale. Il voto vale sempre quello che vi ho lasciato, quindi metterò sempre i due commenti buono o cattivo, e quindi voi io cercherò di essere abbastanza neutrale in modo da orientarlo. Vi dico solo una cosa, io questo gioco l'ho finito sia in buono che in cattivo sulla prima Xbox, e niente. Ok, raggiungiamo il maestro della Gio dato dal letto alla fine. Vieni, ecco, qui, ragazzo. Avanti. Vediamo cosa sai fare. Sei pronto? Avanti, ragazzo. Sei pronto? Molto bene, ragazzo. È ora di valutare il tuo talento. Sali sul ring. Dimostrami con quanta forza riesci a colpire quel manichino. Ok. Continua finché non ti dirò di smettere. Va bene. Allora, premi senza rilasciare LT per mirare il fantoccio. Usami per ruotare la torre d'avversario. Per attaccare. Ok. Bam, 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 bam. Non stai colpendo con molta forza, vero? C'era, ecco, prova con questo. Gracilino. Oh, bello, mi piace. Premi il pulsante per impugnare il bastone. Ok. Oh, maestro della cinta. Stai Mo va meglio, eh. Ah, ora va meglio. Quando sconfiggi un nemico come questo manichino, a terra rimane una sfera d'esperienza. Ogni sfera contiene tutta la conoscenza acquisita nel combattimento. Devi raccogliere queste sfere o non farai progressi tra un combattimento e l'altro. Ok. Ora raccoglila. Ben fatto, ragazzo. Domani noi... allarme alla Gilda. Sembra che ci sia qualcosa che si aggira nel bosco. Questa è l'occasione per testare il tuo spirito. Ti aspetterò all'entrata della foresta della Gilda mentre ti occupi del problema. Okay. Quando avrai finito, parleremo del tuo addestramento. Ricompense. Uccidi gli scarafaggi che infestano la foresta della Gilda. Ok. Utilizzi l'indicatore della mappa. Bla 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 bla. Ok. Ok, andiamo. Maestro della Gilda. Ok, raggiungiamo praticamente la mappettina. Foresta della Gilda, ok. Diciamo che le prime fasi di questo gioco sono sull'addestramento, quindi sono molto blande, non sono complicatissime. Ok, detto. Ecco qua. Voilà. Li stacco. Sembrano dei giganteschi coleotteri. Lo sai. Ok, ricompense. Test in mischia. Ok. Ok. Perfetto.
dovrebbero essere tutti sconfitti. Perfetto, quindi adesso torniamo indietro. Comunque in sostanza, ragazzi, è successo che ho giocato ore senza registrare. E vabbè, adesso ho dovuto ricominciare tutto da capo per arrivare al punto dove ero rimasto l'ultima volta. Speriamo che non mi succeda ancora, perché sennò è veramente lunga la cosa. Ottimo. Quegli scarafaggi sono davvero insopportabili. Ecco, credo che ti sia guadagnato qualche spicciolo. Ok. Se ti interessano monete extra, sono certo che i servi gradirebbero un po' d'aiuto. Potete entrare in tarda serata. Quando siete pronti per dormire, cercatemi. Perfetto. Vuoi smetterla di comportarti come un bambino e iniziare l'allenamento da apprendista? Sì. La vita del ragazzo ora era la Gilda. Il ricordo delle fiamme di Oakvale dilaniava ancora la sua mente, ma ben presto l'addestramento divenne il suo unico pensiero ed egli diventò sempre più forte ed agile col passare degli anni. Passava i giorni facendo esercizi estenuanti, la notte sui libri, in biblioteca. Divenne quindi un apprendista della Gilda, proprio come predetto da Dedalo. Cominciava il vero addestramento. Giù dal letto, pigrone. Dovevamo incontrarci con il maestro della Gilda sulla... Ci aspettava un'ora fa. Meglio affrettarsi. Diamoci una mossa. Ok, c'è stato un piccolo problema di texturaggine, però fa niente. Premere per... No, ok. Adesso il maestro della Gilda si incazzerà come una bestia. Ops. Posso esserti lei? No, ho sbagliato strada. Sono tutti uguali sti posti. Ok, dove sono? Se non sbaglio adesso imparo ad usare dei poteri. Cavolo. Vai lì. Sei di nuovo in ritardo. Scusami. Sembra che tu abbia qualche problema ad alzarti dal letto, ragazzo. Dai. Butta pure quel vecchio bastone. Oggi inizieremo l'addestramento con le armi vere. Cerca di abituarti al peso di questa spada e vediamo se riesci a colpire Sussurro. Coraggio allora, vediamo cosa sai fare, contadino. Ma non mi trattare così, brutta vacca. Un colpo fortunato. Ora stammi a sentire. Ciò che sto per insegnarti potrebbe salvarti la vita. La vita di un eroe è molto pericolosa e devi imparare a contrastare gli attacchi dei tuoi nemici se vuoi vivere a lungo. Sussurro cercherà sempre di colpirti, ma tu potrai difenderti con la spada. Non tutti i colpi possono essere parati, ma dovresti poter reagire alle mosse di Sussurro. Lasciar passare i suoi attacchi, ragazzo. Ah, merda, ho sbagliato. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzo. Sembri un po' stanco ormai. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzi. Ma io lo premo LB. RB, scusate, Ah, ma aspetta.
Porca miseria. Aspetta un attimo. Non lasciar passare i suoi attacchi. Sembri un po' stanco ormai. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzi. Non riesco a fermare le spada. I piedi riesco a fermarli più o meno. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzi. Hai finito di ripeterlo. Sembri un po' stanco ormai. Qui. Cazzo. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzo. Non lasciar passare i suoi attacchi, ragazzo. Ben fatto. Ora vediamo se sei capace di combinare attacco e difesa. Salve, Tuono. Sei qui per verificare i progressi di tua sorella? Puoi ben dirlo. Sussurro mi ha detto che l'avete fatta allenare con un ragazzotto di campagna. Dedalo vede grande talento in quel ragazzo. Abbastanza da tener testa alla mia Sussurro? Bah. Beh, allora andiamo a vedere. Sussurro e quel ragazzo si allenano negli attacchi in mischia. Bene, vediamo chi di voi ha appreso di più durante l'addestramento. Questo sarà un duello senza esclusione di colpi, come la vostra prova finale. Quindi preparatevi. Lo sai fare di meglio? Non va affatto bene, Sussurro. Devi esercitarti di più. È un peccato che tu non mi abbia visto nell'arena. Avresti imparato un paio di cosette. Continua ad allenarti se vorrai avventurarti là da solo. Se non ci avessi fermato, lo avrei sconfitto. Certo. Abbiamo già pochi eroi. Non è necessario che vi facciate a pezzi l'un l'altro in allenamento. Vieni da me per passare alla prossima fase dell'addestramento. Sarò al poligono di tiro con l'arco. Riguardo al tuo combattimento in mischia. Eccellente. Combatti così nell'esame delle armi da mischia e non avrai problemi. Ok, ragazzi, io direi di fare l'addestramento con l'arco. Raggiungimi al poligono di tiro con l'arco e continua il tuo addestramento. Certo. Sei pronto per l'addestramento di tiro con l'arco? Sì. Continuiamo l'addestramento con l'arco. Per cominciare, vediamo se riesci a colpire tre bersagli immobili. Sforzati un po'. Più tenderai la corda del tuo arco, più danni causerai con un solo colpo. Assicurati di essere all'interno del cerchio. Premi il pulsante per sfoderare l'arco. Ok. Ora mira al bersaglio. Pensavo che era illuminato, lo prendeva. Okay. Ottimo, hai centrato tutti i bersagli. Purtroppo i nemici non stanno fermi. Vediamo come te la cavi contro i bersagli in movimento. Hai un minuto per fare più punti possibile. Il bersaglio anteriore vale un punto, quello nel mezzo 3 e quello in fondo 9 punti. Ok. Non dimenticare, più tenderai la corda del tuo arco, più danni causerai con un solo colpo. Ok. Più danni, più punti. Ma fa attenzione anche a potenza, velocità di fuoco e precisione. Vediamo di cosa sei capace. Ok, preme per dare visuale. Ok. Avanti, ragazzo, tira fuori il tuo arco. Thank you.
cavolo. No. Ok. Davvero potente, perfetto. Avanti, ragazzo, tira fuori il tuo arco. Oh. Robin Hood. Se prendo quello là. Vabbè. Sono certo che migliorerai quando affronterai la prova di abilità. Devo ancora capirci come funziona sto coso dell'arco. Vuoi continuare? Vabbè, lo ripeterò poi io con calma. Adesso continuiamo l'addestramento la prossima volta. Quindi... E poi apprenderemo l'arte della volontà. Quando sei pronto per continuare l'addestramento, parla con me. Sarò sull'isola vicino alla cascata. Aspettate un attimo, No, niente. Ok, ragazzi, io vi saluto qua e vi aspetto ai prossimi video di Fable, sperando di non far passare troppo tempo. Ciao a tutti da Genetic DNA.